Combattere le vespe velutine a salvaguardia dell'essenziale mondo legato alle api è una battaglia difficile e complicata, ma pur sapendo delle difficoltà da affrontare, gli apicoltori non sono stati di certo ad attendere e hanno escogitato una serie di iniziative mirate a combattere il cosiddetto calabrone asiatico, che si nutre anche di api da miele nella fase di rientro nell'alveare. Tra le pratiche più adottate c'è il posizionamento di trappole, ma l'operazione più convincente è quella di neutralizzare il nido quando lo si trova. In questo periodo sono stati molti nidi localizzati e neutralizzati, come è capitato in Perdonica, una piccola località a due passi dal centro di Castelnuovo Garfagnano. Questo nido è stato individuato attraverso tutto il lavoro che abbiamo fatto questa primavera, sensibilizzando la gente ha visto questa cosa strana e ci ha chiamato e abbiamo visto, verificato che è un nido di vespa velutina. In questo caso Stefano Fenucci ha portato il necessario ai tecnici locali che hanno provveduto alla neutralizzazione del nido, che come vediamo è sempre molto attivo. Ma ormai vespa velutina in Toscana, in Italia, Liguria e Toscana si è insediata, ormai non possiamo più pensare di poterle eradicare, abbiamo già trovato diverse centinaia di nidi e quindi insomma ormai la presenza è consolidata, dobbiamo solo cercare di gestire la popolazione in modo che non aumenti troppo per poter salvare le nostre api, ma tutti gli impollinatori selvatici, quindi la biodiversità tutta è a rischio per la presenza di vespa velutina. Una cosa è certa, questa vespa non solo uccide le api che producono il miele e impollinano tutte le varietà botaniche, compreso gli alberi da frutto. Il rischio del loro proliferare è anche quello che potremo trovarle a nutrizie di ortaggi e frutti.